Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo video sulla serie della Gisberg Farm. E oggi siamo in veste del controterzista. Siamo noi il controterzista e abbiamo qui un bel pianale della Farmtech con su 6, 12, 8, 24 balloni di fieno che porteremo al contadino Creed. Ah, ecco, tra l'altro vedete ci sono gli attacchi così. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma forse sono anche di default quest'anno. Però non giocando molto non mi ricordo. E poi abbiamo questo masse con le forche CSZ che adesso vediamo, cioè io mi trovo bene, proveremo a proporle al nostro cliente che ha richiesto i palloni, perché quelle che gli abbiamo venduto la scorsa volta non le andavano bene. Allora, sì, praticamente noi siamo terzisti, rivenditori, facciamo tutto noi. Infatti questo qua è il nostro trattore. Allora, vabbè, abbiamo scelto di scendere dal bosco perché dall'altra è un pochettino stretta. Comunque qua ci sono tutte le varie farm dalla zona e l'altro biogas, no scherzo, scherzo, è l'unico biogas. Adesso sto pensando al biogas sulla serie agricola che era giù, però no, questa qua è un'altra mappa. Speriamo che non si incastri il telescopico. No dai, arriva bene. Ecco, dovrei riuscire a togliere quel segnale lì perché dà un po' fastidio. Da che parte bisogna andare? Ok, andiamo in fondo e poi scendiamo dal bosco. Ok, 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 la strada è sempre quella praticamente. E qui piove praticamente sempre, infatti dobbiamo far di corsa prima che si bagni tutto. Ho cercato con qualche telo di coprirle, ma non ne avevo. Quindi speriamo che non marcisca il fieno, cioè non si bagni troppo, perché sennò è un po' un problema. Dopo gli diamo il fieno, del fieno che marcisce dopo poco, quindi non è il massimo. Poi attenzione, prendiamo la larga sperando che quello dietro ci segua subito. Che bello! Che bello il fatto che ci sono le cinghie, per fortuna. Altrimenti avremmo già detto addio a tutto. Tra l'altro questo pianale è molto comodo perché volendo si potrebbero mettere anche le paratie davanti e dietro, cioè dei... non strutture, non saprei neanche io come chiamarle, dei supporti, in modo che i balloni non vadano né avanti né indietro nel caso di balle tonde. Infatti, piccola parentesi, in realtà ho preso quelle, ho dovuto ricaricare tutto per conto mio perché con quelli non ci stavano i balloni e collisionavano e quindi sparavano in aria dopo un po' che erano chiusi. Quindi ecco, vi do questo consiglio, state all'occhio. Allora, in teoria ci sono giù le vacche, quindi andiamo e boh, magari facciamo una razione mista noi, chi lo sa, vediamo. Ci sono in giro altri... quanti sono? Altri 8 balloni mi pare da portare, che boh, vedrò se portarli ora, finito di scaricare questi, oppure più avanti. L'unica cosa è che devo metterli al coperto prima che marciscano, perché adesso sono allo scoperto perché li ho tolti tutti dalla tettoia, quindi è un po' un problema. Allora, adesso, mentre scendiamo, un attimo dirvi una cosa. Sto vedendo, cioè ultimamente, ma da ora in avanti, porterò soltanto farming su questo canale, quindi spero di ritornare ai vecchi tempi. Mi sto anche praticando su, cioè sto imparando le nuove mod e tutto quanto, e ho quasi pensato di fare dei test mod, ma non penso. Magari i test map ve li faccio, ritorno a farli, che sono molto più belli di un semplice test mod, che un test mod è anche noioso dopo un poco, che lui non ha la stessa velocità nostra. E ecco, adesso sto valutando per un'altra serie, e potrebbe essere una sorta di
continuazione della Made in Italy, perché i modi italiani ce ne sono. Ho trovato una mappa italiana oppure ce n'è anche una slovena. Adesso magari con la slovena vi faccio un test map. Quella italiana è quella del riso, che credo la conosciate già. E quindi vedrò. Allora, qua siamo a posto. Lui lo stacchiamo. Qua stacchiamo. Ok, spento. Qui sta andando avanti. Ma avete chiesto nei commenti, Creed, ma perché vai da in quel senso? Avete ragione. Il campo era meglio lavorarlo dall'altra. Però, boh, mi sono messo in mente che così fa meno fatica il trattore, così non deve fare su e giù, ma va a destra e a sinistra, è più o meno sempre, è in pendenza ma laterale. Quindi boh, ho detto, ma sì, dai, magari è un po' meglio. Però ecco, me ne sono reso conto soltanto quando me l'avete detto. Allora, qua siamo a posto, dobbiamo prendere lui. Allora, saliamo a bordo. Sì, devo. Ho dovuto scendere perché praticamente con O si attivano le forche. Ah, manca quella centrale. Manca quella centrale. Come ho fatto? Perché? Ma in realtà erano. Allora, sono qua. Potete vedere che ho preso. Eh no, ho preso questa. Boh, non ne ho la più pallida idea di dove sia finita. Vabbè, allora, per curiosità, vediamo. Va bene, prenderei due. Queste qua hanno la funzionalità posizioni di trasporto. Così posso prendere quello che mi pare o va in auto. Ok, così posso prendere quello che mi pare. Se lo alzavo invece andava in automatico. Ok, vediamo un po'. Sicuramente è troppo. 4-8. Vediamo un po' come sta venendo la razione. Ok, in teoria gli dovrei dare un pelo di insilato. Adesso vediamo. E già che ci siamo gli diamo tutto. Giustamente devo prendere il trattore. Accena. No, non sganciare quelle. Sganciare dietro. Ok, lì preso. Cavoli. Vabbè, li portiamo dentro. Che vi volete che vi dica? Allora, in teoria c'è in mezzo le scatole e il carretto, ma è forse un bene, in modo che li mettiamo da questa, in modo che poi. Vabbè, per ora lasciamo così. Per non aver casini quando andiamo a prendere i balloni. Allora, te ti sganciamo qua. Perfetto. Oppure potrei mettere lì, vedrò. Ma sì, intanto ne ho di tempo per decidere. Ci prendiamo la benna e andiamo a caricare l'insilato. Meno la benna, questa ce l'abbiamo. Occhio lì. Ok. Ops. Aia, abbiamo distrutto il masse dal controtersista. Vabbè, tanto non è nostro. Allora, R, apriamo silos. Yeah. E quant'è che abbiamo? 129.000 litri. Ora penso che farò un carro 2 di razione mista. Ok, e poi direi quasi quasi di buttargli giù un carro ancora di insilato. L'unica cosa è che impiegherò un sacco per l'insilato. Vabbè, sapete cosa vi dico. 4, 8, 12. Ne abbiamo buttate dentro 2. Due balloni, quindi 8.000 litri. Fate che ne avevo altri 4. No, devo buttarne giù un bel po' di. Meno 2 o 3 bene, perché c'è neanche.
Sarà 1.000 litri, sì o no? Quindi adesso mi adopero io. L'unica cosa è che con la tastiera è molto lento rispetto al joystick. Questa cosa un po' non mi va giù. Cioè, guardatemi, no. Qua devo iniziare a prendere il set CSZ per tutto, tutto, tutto. Allora, dai, ne butto ancora una almeno e vediamo un po' com'è la percentuale. Cioè, adesso guardiamo un attimo. Abbiamo preso 3.000 litri, eh. È davvero poca roba. Spero appunto mi faccia la razione perché mi sa che c'era troppa paglia. Mi sa proprio di sì. Vabbè, vediamo. Aspettate, di questa la posso scaricare, tipo. E la prendo, no? Ok, sì. Almeno le abbiamo già dato un po' di insilata. Allora, vediamo un po'. Ovviamente sarà. Ah, cavoli, è sbagliata. Ci vuole più razione mista. Vabbè, adesso vediamo. Magari gli sca si mi scarica. Il fieno è un bene. No, no, devo scaricare con lei. Bene che mi scarica ancora di qua. Ok. In teoria, se io mi riempio con insilato dovrei essere a posto. Allora, adesso vabbè, vi salto sta parte. Perché devo. Beh, sì, devo mettere insilato. In modo che la barra di paglia diminuisca. Anche se c'è troppa paglia per il mio gusto. Però dai, in qualche modo ce la farò. Adesso spegniamo e andiamo avanti col nostro lavoro. Che cavoli, noi siamo qua per questo. Devo mettere un solo ballone di fieno, vedete? Ci siamo fregati da soli. Vabbè, capita. Lo sapremo per la prossima volta. Allora, guardate qua cosa possiamo fare. Possiamo fare le pile belle alte. Tanto che dopo non riusciamo più a uscirne perché abbiamo sempre soltanto quelle forche per ora. E quindi è un po' un problema. No, comunque il telescopico qua è la scelta della vita. Poi vabbè, adesso c'è il caricamento automatico. Ok. Però ecco, non so come si può fa come si possa fare senza caricamento automatico. Perché, boh, mi dà solo quell'opzione lì. Con appunto la, come si chiama? La parte qua dove appoggiano i balloni. Cioè per 3 balloni è comodo. Così. Perché se disattivo automatico faccio fatica. Perché vedete? Due, ok, ci stanno bene. Il terzo è da stare attenti. Quindi è un po' un casino. Ah, cavoli, la seminatrice poi. Ma sì, dai, ce la farò ancora toglierla. Non è poi messa lì così male. Vabbè, comunque l'importante è che ci stiamo espandendo per bene. Che così, a parer mio. Aia. Devo fare un sacco di soldi, non so come. Magari, ecco, st'inverno ci diamo la silvicoltura, ci compriamo qualche boschetto, qualche attrezzatura silviculturale e ci diamo giù pesantemente. No, perché davvero dobbiamo fare un bel po' di soldi, così che ci prendiamo dei campi e una trebbia. Poi vabbè, la trincia mi sa che il prossimo anno sarà ancora dura. Chiederanno a me altersista. Cioè, no, vabbè, io sono altersista. Ah, ecco, vedete? Vedete, si è aggiunta una forca in più, non so come. Che cavoli. Boh. Questa cosa davvero non l'ho capita, non c'era prima, adesso c'è. E quanto riguarda il fieno, ecco, per ora non so se possono bastare, perché boh, di paglia ne abbiamo fatte uno sul macello. Di fieno però mi sembrano un po' pochine ancora. Cavoli. Quindi non saprei proprio. Ci sono 6, 12, 18. Facciamo
Fate che ne avremo qui 20 perché due ne ho già date, sì. 20 qua. No. 18. 22. O 21. No, 21, ne abbiamo date 3. Boh. E quindi è un po' da capire sta cosa. Se possono bastare oppure no. Ecco, andiamo a collisionare con quelle. Se no succede un casino. Perfetto, giù queste. Bene. E l'ultima, a meno che ne sia caduta una dietro, ma no, non credo infatti. Anzi no, questa qua sapete cosa faccio. Non mi va di starli a... gliela buttiamo dentro alle vacche, così che fieno insilato gli diamo 4.000-8.000 litri. E un po' se disattivo la modalità. Ah, ecco, me la lascia caricata. Ok, me la lascia così. Bene, e siamo... Oh, 8.000 litri, perfetto. Ecco, adesso ho fatto la cavolata, se sbaglio le percentuali non posso più scaricare. Cavoli. Pulizia, ok, devo riportargli dell'acqua perché bevono tantissimo, hanno già bevuto la metà dell'acqua. E nulla, erba, vabbè, adesso non so se è il caso. Erazione mista. Però dai, stanno aumentando, stanno iniziando a produrre concime, liquami, ed è una cosa molto importante. Adesso ritorniamo su con questo mezzo perché non è nostro, vi ricordo. È del terzista, basso, ok. E nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Questo video lo vedrete di mercoledì e lunedì avete visto un video della serie agricola. E vediamo per venerdì un altro video di questa serie. E qui c'è un passaggio segreto. Eh sì, e cosa volevo dirvi? Ecco, per domenica dovrei fare un film video perché doveva uscire domenica scorsa, però non ho avuto tempo e quindi mi adopero, cioè mi preparo, cerco di prepararlo, ecco. Poi vi aggiornerò magari su Facebook o sul canale direttamente. Ecco, passate anche sulla pagina Facebook che magari adesso inizierò a portare anche screen, cose interessanti. E Instagram, boh, passate magari sul mio privato, però non porto nulla sul canale riguardante il canale. Se passate su quello del canale di Instagram, non c'è quasi nulla. Va bene, ciao a tutti e alla prossima!